Ed eccoci al grande giorno. MetaQuest 3S è disponibile da oggi, martedì 15 ottobre 2024, al prezzo di 329€ nella sua versione da 128GB e 439€ nella versione da 256GB. Entrambi con il regalo 3 mesi di abbonamento MetaQuest Plus e il videogioco Batman Arkham Shadow, incluso per un periodo di tempo limitato per tutti coloro che acquistano un visore Meta entro il 30 aprile 2024. Cosa significa questa differenza? Cosa c'è nella confezione? Cosa conviene comprare? Scopriamolo! Ma prima vi ricordo che nella descrizione di questo video e nel primo commento trovate il link Amazon per acquistarlo. Se usate il mio link per comprarlo su Amazon, seguite le istruzioni che vi darò a fine video per partecipare all'estrazione di un gioco messo in palio da me. Partiamo dal contenuto della scatola. Indipendentemente dal taglio di memoria, nella confezione troverete tutto quello che vi serve per entrare nel mondo della realtà virtuale e della realtà mista. Il visore, naturalmente, che non ha bisogno di nessun PC o console per funzionare. Due controller, un distanziatore nel caso, come me, portaste gli occhiali, che vi servirà per avere più spazio all'interno della mascherina del visore, e un cavo per la ricarica USB-C da entrambi i lati con relativo adattatore per la corrente, oltre ovviamente a tutta la manualistica. Per prima cosa dovete fare un account Meta per utilizzarlo. Quindi, se questo è il vostro primo visore MetaQuest, scaricate dal cellulare l'applicazione Meta Horizon e registratevi. Potete farlo anche tramite il codice QR che trovate sulle istruzioni. E ricordate, sempre se è il vostro primo visore, approfittate dell'offerta di Meta dei 30€ di bonus. Potete farvi dare il codice d'invito da un amico che possiede già il visore, in modo da poter usufruire di questa offerta. Se non avete nessun amico che possiede già un MetaQuest, potete andare sempre in descrizione, trovate il mio codice d'invito, cliccate sopra, vi registrate tramite di quello, vi dirà che avete accettato l'invito da parte mia, e in questo caso, una volta che registrerete il vostro primo visore, o comunque un visore nuovo, con un nuovo account, avrete un bonus di 30€ da spendere come volete sullo shop di Meta. Una volta creato l'account, mettete il visore in testa, seguite le istruzioni che vi diranno come accoppiarlo all'applicazione del cellulare e sarete pronti a giocare. MetaQuest 3S ha lo stesso processore del MetaQuest 3 standard, di fatto quindi sono la stessa cosa, fanno girare le stesse applicazioni. Costa solo meno a causa di alcuni compromessi di cui vi ho già parlato in questo video qui che vi metto linkato, in modo che possiate andarlo a vedere senza che io mi debba dilungare troppo in questo video qua. E ora concentriamoci sui tagli di memoria. Cosa vuol dire? Allora, il visore è disponibile sia da 128GB che da 256. Questo spazio, questa misura è soltanto la memoria di archiviazione. Cosa vuol dire? Vuol dire quello che ci può stare all'interno, quello che voi potete scaricare nel visore sotto forma appunto di applicazione o giochi. E ovviamente più sarà grande questa memoria, più roba ci potrete far stare dentro. Cosa succede però se finite lo spazio? Niente paura, non c'è problema. Chiaramente nella versione da 128GB ci sarà meno roba che in quella da 256, ma questa non è una tragedia. Generalmente le applicazioni per MetaQuest non pesano tanto in fatto di memoria, di conseguenza con già la versione da 128GB potreste tenerci in media una decina di giochi nel visore senza dover cancellare e metterne degli altri. Come potrete intuire, questo cosa vuol dire? Nel momento in cui voi finirete lo spazio nel visore, ovviamente quello che avete scaricato lo potete cancellare, potete scaricare dei giochi nuovi, delle nuove applicazioni, e saranno comunque sempre disponibili quelle vecchie. Nel momento in cui voleste giocare nuovamente con qualcosa che avete tolto dal visore, senza nessun costo aggiuntivo, andrete a svuotare nuovamente la memoria e a riscaricare quello che avete già pagato in precedenza, senza nessun problema. Tra l'altro, naturalmente, i salvataggi dei giochi saranno in una cartella a parte, quindi se voi cancellate un gioco al quale state ancora giocando, la volta che poi lo andrete a riscaricare, a meno che non siano successe delle cose strane, degli imprevisti, avrete sempre i vostri salvataggi nella cartella giusta. Di conseguenza, anche dopo aver cancellato un gioco, riscaricandolo successivamente, potrete poi ricominciare da dove lo avevate lasciato. Quindi l'unico limite sul fatto di acquistare un visore con una memoria più piccola rispetto a quello con la memoria più grande sarà il fatto di dover arrivare a compromessi nel poter tenere meno cose installate sul visore in quel momento, e naturalmente il fastidio di dover cancellare e riscaricare la roba più volte.
Come detto, questo non è un grosso problema, perché appunto le applicazioni, vi ho già anticipato, non pesano tanto. Ci saranno comunque una serie di giochi che probabilmente voi vorrete tenere sempre per comodità sul visore. Io penso ad esempio alla mia esperienza Walkabout Mini Golf, che è un gioco veramente molto divertente e non è neanche particolarmente pesante, quindi quello per me sta sempre sul visore, è uno di quelli che utilizzo in continuazione. Poi ci sono invece delle avventure molto più grosse e probabilmente anche molto più pesanti in termini di spazio, che però una volta finite difficilmente rigiocherete. Vi faccio un esempio: il gioco di Batman che avrete in regalo quando acquistate il visore. Ecco, quella dovrebbe essere semplicemente un'avventura. Quando l'avrete finita, difficilmente vi verrà in mente di farci di nuovo una partita. Magari sì, ve lo riscaricate, ma non sarà quel tipo di gioco che riprendete in continuazione. Mentre invece, ad esempio, un gioco di biliardo, il gioco del ping pong, quelle sono applicazioni innanzitutto molto piccoline, quindi non occupano tanto spazio, ma sono applicazioni che userete costantemente. O anche quella per vedere i film, ad esempio. Chiaramente non sto a cancellare Big Screen, che uso tutte le settimane per vedere i film con i miei amici. Ecco, quella rimane sempre installata sul visore. Quello che cancello saranno altre cose, come appunto queste avventure. Resident Evil 4, ad esempio, un gioco che una volta finito non è che dici: ah, adesso mi faccio un giro. Può capitare, nel caso ve lo riscaricate. Il sunto è questo. Ma già che ne abbiamo parlato, allora, cosa abbiamo con il visore a parte l'hardware quando acquistiamo? Ve lo dicevo all'inizio, compreso in ogni visore MetaQuest che comprate da adesso fino al 30 aprile, avrete il videogioco Batman Arkham Shadow e 3 mesi di MetaQuest Plus. Riguardo al gioco, che sarà disponibile a partire dal 22 di ottobre, quindi se lo comprate, se il visore vi arriva domani, non potete ancora scaricarlo, dovrebbe arrivarvi o una mail che vi conferma, diciamo, che vi dà un codice per riscattare il gioco, o ancora più semplicemente dovreste trovare sull'applicazione per cellulare, andando a cercare il gioco, vi dovrebbe dire di scaricarlo, ma senza farvi pagare il prezzo. Cioè, tipo, dovreste trovare una dicitura che dice gioco già acquistato, effettua il download, una roba di questo genere. Se questo non dovesse verificarsi, quindi vi dicesse che dovete pagarlo, allora c'è qualcosa che non va. Però niente paura, anche in questo caso niente da temere. Potrete contattare Meta, se si verificasse questa ipotesi, per comunicargli questo problema e sicuramente ve lo risolveranno. Ve lo dico con la massima certezza, perché in passato, non rispetto a giochi, diciamo, da riscattare, ma ad altre questioni, subuoni, cose di questo genere, è già successo ad alcuni utenti che si siano verificati dei problemi un po' similari, però sono stati subito brillantemente risolti nel giro di poche ore o al massimo in un paio di giorni dallo staff di Meta, che è sempre molto disponibile in questo caso. Quindi voi li contattate l'assistenza e loro risolveranno i vostri problemi. In qualche caso, a volte, per lo scomodo in base al problema che si è verificato, hanno anche regalato un piccolo buono per farsi perdonare per l'inconveniente. Oltre al gioco, avete diritto anche a 3 mesi gratuiti di MetaQuest Plus. Che cos'è MetaQuest Plus? Si tratta di un servizio in abbonamento tipo Microsoft Game Pass, tanto per capirci, non so se ce l'avete presente, credo di sì. È comunque un abbonamento che vi permette di accedere ad un catalogo di giochi selezionato da Meta, giochi molto belli, che variano di mese in mese, quindi potrebbero esserci delle cose, come succede anche sulle piattaforme di streaming dei film, no? Quindi ci sono dei film che sono disponibili per un tot di mesi, poi vengono rimossi, ne vengono aggiunti altri. Ecco, fin tanto che voi sarete abbonati, avrete accesso a questi giochi in maniera continua, quindi potete giocare a quel tale gioco che è sull'abbonamento fin tanto che questo rimane. Oppure ogni mese vengono regalati, tra virgolette, 2 giochi, che quelli entrano a far parte della vostra libreria, quindi voi li scaricate, questi giochi rimangono nel vostro MetaQuest sempre, e fino a quando voi pagate l'abbonamento avete accesso anche a questi giochi qui. Naturalmente, se voi poi decidete di sospendere l'abbonamento, questi giochi non saranno più utilizzabili. Ad ogni modo, finiti i 3 mesi di prova, potrete scegliere voi se volete continuare l'abbonamento, quindi pagando
8,99 al mese, oppure facendo l'annuale che è 69,99 per continuare ad usufruire di questo servizio, oppure lo sospenderete e quindi basta, non pagherete niente. E naturalmente poi tutte le applicazioni che volete comprare dovrete scaricarle a pagamento, e quelle che avevate appunto già scaricato in precedenza mentre avevate i 3 mesi in prova gratuita non funzioneranno più. Comunque, anche su questo non mi soffermo più di tanto perché ci ho fatto un video apposta, ve lo lascio linkato qui, quindi se vi interessa di più sapere come funziona andatevelo a vedere. L'ho registrato qualche mese fa, ma sostanzialmente non dovrebbe essere cambiato molto, quindi quello che dico vale sempre. Chiariamo ancora una volta, per essere limpidi, le differenze fondamentalmente tra MetaQuest 3 e MetaQuest 3S. Come abbiamo detto più in più occasioni, MetaQuest 3S è esattamente lo stesso visore, cioè alla stessa potenza di MetaQuest 3 modello standard, è solo più economico. Ovviamente per costare meno si è venuti a compromessi. Quindi cosa vuol dire questo? Voi potrete utilizzare comunque su MetaQuest 3S tutte le applicazioni, tutti i giochi che funzionano su MetaQuest modello standard, quello che costa di più. Le differenze sono in alcuni dettagli, cioè hanno utilizzato ad esempio delle lenti Fresnel invece di delle lenti Pancake. Cosa vuol dire? Le lenti dentro il visore. Quelle su MetaQuest 3S sono il modello precedente, quelle che venivano impiegate su MetaQuest 2, tanto per capirci. La differenza è che sono un pochino più grosse e quindi il visore risulterà un pochino più spesso, e chiaramente la qualità dell'immagine è leggermente inferiore. Stesso vale per il pannello LCD utilizzato. Il pannello del MetaQuest 3S è lo stesso di MetaQuest 2, quindi ha una risoluzione leggermente inferiore rispetto a quella di MetaQuest 3. Ma questo cosa vuol dire? Che si vede male? No, vuol dire che fondamentalmente il MetaQuest 3 normale si vede meglio rispetto a quello che poi andrete a vedere nel MetaQuest 3S, ma questo non vuol dire che il MetaQuest 3S si vede male, si vede molto bene in ogni caso. Chiaramente la risoluzione essendo inferiore, le immagini risulteranno un pochino più sgranate, ma come ho già detto in più occasioni, si tratta di differenze che a volte alcuni utenti, e se sono qui a spiegarvi questa cosa potreste essere tra di loro, non notano neanche se non fanno un confronto diretto, e a volte nemmeno in quel caso. Per farvi un esempio lampante potrei usare questa similitudine. Avete mai usato un film in DVD su una televisione HD? Rispetto alla controparte in Blu-ray, ad esempio, che ha una risoluzione più ampia, il film in DVD si vedrà un pochino spalmato, mettiamola così, sulla televisione, perché l'immagine nativa è più piccola di quella che può visualizzare la televisione, di conseguenza verrebbe una specie di francobollo. In questo caso viene naturalmente espansa per tutto il perimetro della televisione, in modo che voi la vediate grossa. Ovviamente in questo caso perde di dettaglio. Ecco, con il MetaQuest 3S e MetaQuest 3 è la stessa cosa, l'immagine del visore nativamente è più piccola e quindi ingrandendola si vedrà un pochino di difetto, ma ripeto, è una cosa che molte persone potrebbero nemmeno notare. Ad ogni modo parlo meglio di questa cosa in maniera un pochino più approfondita sempre nel video che ho fatto qualche settimana fa, quindi lo trovate qui sopra anche quello. E va detto però anche un'altra cosa, che quando hanno annunciato MetaQuest 3S è stato anche ribassato il prezzo del MetaQuest 3 base. Cosa vuol dire questo? Che con appena 150€ in più potreste prendere il visore, diciamo quello più costoso rispetto al modello economico. Quindi il mio consiglio è questo: se siete nuovi della realtà virtuale, MetaQuest 3 è il vostro primo visore, volete fare un salto in questo mondo ma non siete completamente convinti, comunque non avete intenzione di spendere tanti soldi, potete tranquillamente comprare un MetaQuest 3S. Telecamera a colori per il pass-through, cioè la realtà mista, quello che vedete attraverso il visore, avranno la stessa qualità. Come ho già detto, gli stessi giochi che funzionano su Quest 3, quindi quelli esclusivi che non possono funzionare sui modelli precedenti, andranno anche su MetaQuest 3S. State comprando comunque un bellissimo visore e state spendendo poco, perché 329€ per un MetaQuest 3 è veramente poco, ragazzi.
Se invece avete già avuto modo di provare MetaQuest, comunque siete interessati a fare l'acquisto, a saltare nella realtà virtuale e volete farlo nel miglior modo possibile e naturalmente avete il budget necessario a farlo, ecco, 150 euro in più sono un ottimo prezzo da pagare per avere comunque la versione migliore del visore con la risoluzione più alta per godervi al massimo soprattutto i film. Vi regalo un gioco. Allora, cosa dicevo all'inizio? Ringrazio per essere rimasti fino all'ultimo qui nel video e adesso vi spiego la mia iniziativa. Ho deciso di mettere in palio dei giochi per MetaQuest, penso che ne metteremo in palio 3. Quindi tra tutti coloro che avranno acquistato il visore utilizzando il mio codice Amazon, a fine febbraio, primi di marzo, farò un'estrazione dove appunto estrarrò 3 persone che vinceranno e chi verrà estratto vincerà un gioco per MetaQuest a sua scelta. Per fare questo cosa dovete fare? Allora, chiaramente andate nel link in descrizione, cliccate sul mio link Amazon, acquistate il visore e comunicatemi immediatamente o al massimo un giorno dopo, mi comunicate ho comprato il visore il giorno tale, mi scrivete, mi raccomando, dovete scrivermi in privato, utilizzate Messenger dalla pagina Facebook del Grattapensiero, mi mandate un messaggio privato, mi dite ho comprato il visore, magari se lo avete acquistato con un'altra cosa, anche una confezione di chewing gum, e dice ciao, sono Marco, ho comprato il visore ieri con un pacchetto di chewing gum, in modo che io possa andare a verificare l'acquisto, perché chiaramente quando qualcuno di voi usa un mio link Amazon io vedo quello che è stato acquistato, ma naturalmente per privacy non posso sapere chi è stato. Di conseguenza voi mi contattate in privato, mi dite giorno e ora in cui avete acquistato il prodotto e io saprò che siete stati voi. A quel punto prenderò il vostro nome, lo metterò in una lista tra tutte le persone che faranno questa operazione e a fine febbraio, inizi di marzo, vedremo come gestirò questa estrazione di 3 persone e chi verrà estratto tra quelli che hanno comprato il visore usando il mio link, allora niente, avrete in regalo il gioco che volete, mi farete sapere che gioco volete e io ve lo regalerò, ve lo manderò. Si tratta chiaramente di un gioco per MetaQuest 3, di conseguenza acquistabile sullo store di MetaQuest, quindi no PC VR, mi raccomando. Ora bisogna chiarire una cosa importante: acquistare un prodotto tramite il mio link Amazon a voi non costa un centesimo in più. Se siete su questo video e avete già un MetaQuest, quindi non avete modo di acquistarne uno nuovo, vi posso dire anche questo: se volete acquistare magari entro Natale, dovete fare un regalo, dovete comprarvi qualcosa che possa essere una console, un frigorifero, una lavatrice, comunque qualcosa che costa più di 400 euro, per me va bene lo stesso. Utilizzate sempre il link che trovate nella descrizione al mio negozio Amazon, entrate tramite quello, comprate quello che dovete comprare, una PlayStation 5, un Xbox, una lavatrice come dicevo poco fa, basta che costi più di 400 euro. Ecco, in questo caso fate l'acquisto e poi me lo comunicate. Se avete un MetaQuest parteciperete comunque all'estrazione. Ovviamente questo non vale se comprate una roba da poco, ragazzi, abbiate pazienza, però vi regalo un gioco, voglio dire, non è che posso a chiunque compra un pacchetto di Ziguli offrire questa opportunità. A voi comunque utilizzare i miei link Amazon non costa un centesimo in più, però potreste vincere un gioco gratis, quindi perché non provare? Se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale e seguitemi, perché poi vi farò sapere in modo più dettagliato come farò a fare questa estrazione nel modo più trasparente possibile, in modo che possiate vedere che non c'è nessuna fregatura. Ecco, metterò, non lo so, i vostri nomi tutti dentro una scatola e poi ne tirerò su 3 a casaccio. Se volete saperne di più su MetaQuest, continuate a seguire il canale, trovate sopra un sacco di informazioni a riguardo. Spero di essere stato chiaro in tutto, se avete delle altre domande fatemele nei commenti. Questo è Gretta, questo era il Gretta Pensiero, noi ci vediamo al prossimo video. Gretta Pensiero, un viaggio nel passato.